Per il Medioevo e per Dante, e direi per chi è cristiano, comunque, la natura è sacramentale, cioè la natura è segno. Dante vedeva nelle cose della natura dei segni che, come tutti i segni, rimandano ad altro. Un segno è un segno che non si spiega in sé, ma che rimanda a un'altra cosa. Ecco, quando Dante, quando un cristiano, dico io, guarda le cose del mondo, le avverte come segni che lo rimandano ad altro, con la maiuscola, a Dio, che da quella Trinità è uscito il mondo, quanto per loco, per mente e per loco si gira. E lì comincia a vagheggiare nell'arte di quel maestro, Dio, che dentro a sé l'ama, il creato, quello che fa, tanto che mai da lei l'occhio non parte. Dio non allontana mai l'occhio e l'amore per il creato che ha creato. E quello che il padre Giorgio chiamava creazione continua.